Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Reporter, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque, prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi volevo parlare brevemente di una rivista che mi è arrivata qui in studio, dal titolo La Vipera. La Vipera.it è il sito internet per maggiori poi informazioni che è questa che vedete in sovrimpressione, che comunque poi visionando il sito potete vederla in maniera molto più dettagliata. Qui si parla di tante cose, dalle anomalie climatiche, dai famosi pittogrammi, i cosiddetti cerchi nel grano che si vedono con queste magnifiche figure che nessuno mai è riuscito a imitare. C'è quindi poi lo spazio agli esperti, interviste, servizi sul territorio della Puglia. Questa rivista è praticamente di Bari. E anche si parla poi di internet, si parla molto nel sociale, dei vari problemi, insomma, veramente una rivista molto ricca di informazioni, molto dettagliata. La Vipera.it è dunque il sito internet per maggiori informazioni. Ed ora entriamo nella nostra trasmissione, andiamo a conoscere un'associazione che è sempre di Bari, rimaniamo quindi a Bari, che è molto importante per le sue iniziative. Prende il nome di Il Punto Infinito, associazione culturale, sito internet ilpuntoinfinito.it. Noi abbiamo raggiunto la coordinatrice, si chiama Alessandra Spennati, in occasione di un incontro che si era tenuto a Porto Sant'Elpidio, sulle alture di Porto Sant'Elpidio a mare, presso l'associazione culturale Giordano Bruno. Vediamo dunque il nostro primo servizio, perché dopodiché parleremo di yoga. Tu rappresenti un'associazione molto importante che un po' rispecchia la nostra linea editoriale della nostra televisione online. Ecco, allora ricordiamo il nome intanto di questa associazione. Allora, l'associazione si chiama Il Punto Infinito e nasce in Puglia, quindi in particolare nella zona di Bari e del Sud Barese. Nasce 5, 6, 7 anni fa circa, da un gruppo di persone che da varie esperienze di vita diverse si sono trovate accomunate da interessi e sentire comuni e che poi attraverso modi diversi sono arrivati a conoscere la persona di Giorgio Bongiovanni, quello che faceva, quello che erano i messaggi che lui divulgava e la sua esperienza di mistico e in seguito anche di giornalista antimafia. Quindi, uniti da tutta questa comunanza di interessi e di desiderio di migliorare la società in cui viviamo, diciamo, attualmente e diciamo, anche fortificati dalla comunanza di questa esperienza con Giorgio, hanno deciso di creare questa associazione, Il Punto Infinito, il cui nome prende spunto da una frase di Giordano Bruno, un personaggio filosofo importantissimo del passato. E niente, hanno cominciato una serie di attività sociali, di divulgazione, che si sono protratte fino a oggi, quindi anche noi oggi continuiamo questo lavoro che loro hanno iniziato. Siamo di età e di estrazione diverse, siamo giovani, meno giovani, e insieme collaboriamo per divulgare l'opera di Giorgio Bongiovanni e anche quella, diciamo, dell'antimafia attraverso conferenze, eventi o comunque partecipando, anche se possibile, nel tessuto sociale della nostra zona, portando i temi della giustizia, della legalità e comunque dell'impegno, diciamo così. Ecco, io alle tue spalle vedo un meraviglioso panorama, no? In fondo abbiamo il Medio Adriatico, qui siamo a pochi passi dalla redazione Antimafia 2000, l'Associazione Culturale Giordano Bruno. Dunque voi, a proposito di ambiente, siete molto sensibili alla salvaguardia dell'ambiente. Certo. Quindi anche questo fa parte della vostra Anche linea. questo fa parte, non solo divulgare queste tematiche, ma innanzitutto approfondirle personalmente, perché bisogna innanzitutto partire dall'approfondimento per ognuno di noi che facciamo parte dell'associazione e anche promuoverlo all'esterno e poi chiaramente appoggiare tutti coloro che parlano di questi temi e che nella pratica, perché è importante la pratica, cioè nell'azione quotidiana, cercano di farsi portavoce di queste tematiche, quindi l'ambiente, la legalità e tutto quello che insomma dicevo. Ecco, per ultimo le prospettive in futuro, conferenze, convegni, incontri, Certo. rapporto con i media. Va bene, noi adesso siamo impegnati un po' sulla linea generale delle altre anche associazioni a divulgare. L'opera di divulgazione significa quindi organizzazione di eventi che abbiano una risonanza, insomma, nel luogo, nei territori dove vengono organizzati per divulgare l'opera
diciamo, di Giorgio Bongiovanni da una parte, e il suo impegno antimafia e tutte le tematiche anche spirituali che riguardano direttamente il ritorno del Cristo in questo particolare anno speciale, insomma, che viviamo. E quindi, ecco, questo è molto interessante, il ritorno del Cristo di, cioè, in un pianeta così martoriato, no? Cioè, mi viene in mente ogni 3 secondi muore un bambino di fame, tutte le guerre, l'inquinamento nei mari, le mafie. Sì. Interessante eh molto. Sì, e per questo c'è una grandissima necessità di divulgare questa verità, che non è solo una verità, diciamo, di fede, cioè che sicuramente è una verità di fede, però è anche una, diciamo, una grande speranza che apre anche a coloro che non credono la possibilità di approfondire questi temi, cioè attraverso le conferenze che noi vorremmo organizzare e che organizzeremo infatti a dicembre nella nostra zona, probabilmente nella zona di Monopoli, Conversano, Polignano, insomma, noi vogliamo proprio approfondire fondamentalmente il tema del ritorno del Cristo, perché riteniamo che i tempi siano imminenti e che tantissimi segni che vanno al di là, come dicevo, della fede, che possono essere letti anche da quelli che non credono, voglio dire, sono davanti a noi, come dicevamo prima, per diciamo farci comprendere che è giunto il momento di fare un cambiamento. Questo cambiamento avverrà a prescindere che noi lo vogliamo o no, avverrà comunque, ecco, sta a noi prendere parte questo cambiamento e fare una scelta, diciamo, di campo, se vogliamo. Quindi benvengono le vostre iniziative. Allora, guarda, prendiamo proprio al volo, prendo la palla al volo praticamente, no? Allora, uniamo le forze, la televisione vi appoggerà, mandateci i comunicati stampa che noi ve li pubblichiamo in primo piano, d'accordo? Grazie, grazie mille. Fa tutta la nostra stima, buon lavoro a voi. Grazie. Bene, rientriamo in studio, ringrazio Alessandra Spennati che gentilmente ci ha illustrato questa associazione molto importante che parla appunto di salvaguardia della vita del pianeta. Ecco che praticamente rientra in quella che è la nostra linea editoriale. Come sapete, noi cerchiamo di dar spazio a tutti coloro che parlano per la difesa del pianeta, per la difesa della vita in genere. Dunque, dicevo, cambiamo argomento, parliamo di yoga. Rosanna Lucarelli ha intervistato Eugenio Riganello, che è un maestro di yoga. Ricordo anche il sito internet che è www.associazioneyogananda.com. Eugenio Riganello, ricordo che è maestro della Federazione Italiana Yoga. Vediamo dunque il servizio di Rosanna. Come insegnante di yoga, qual è il messaggio che vuoi dare alla società? Il messaggio che voglio dare alla società e che ha tanto bisogno è quello di iniziare ad avere quella pace interiore che attraverso lo yoga e la meditazione si può arrivare. Quindi attraverso la calma, affermare l'essere umano con delle tecniche di meditazione e imparare a respirare, una respirazione lunga, profonda e lenta, in modo che possa tutto questo iniziare a prendere, ecco, uno stato di consapevolezza e di serenità, armonizzando ed equilibrando il proprio essere. Qual è il messaggio che vuoi dare ai telespettatori? Il messaggio che voglio dare oggi è quello che l'essere umano deve essere desto e pronto in ogni momento e avere una grande forza di volontà per affrontare ogni cosa, di trovare l'armonia, l'equilibrio e anche una giusta alimentazione, perché è importante di non vivere l'ingordigia, ma di mangiare quello che è giusto, perché anche l'alimentazione di quella che ci nutriamo è fondamentale per il nostro stato d'essere. Quindi bisogna fermarci anche 10 minuti al giorno, chiudere gli occhi, portarci in uno stato di silenzio interiore, ascoltarci, capire veramente chi siamo e affrontare la giornata in modo più serena e armoniosa. Grazie, linea allo studio. Riprendiamo in studio, ringrazio Rosanna Lucarelli che ha realizzato questo servizio, questa intervista al maestro Eugenio Riganello. Ricordo che questa intervista è stata realizzata sull'Etna in occasione di un reportage su tematiche di ufologia.
A questo punto non mi resta che chiudere qui l'approfondimento di oggi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio anche poi tutti i radioascoltatori che ci seguono attraverso le radio del circuito Conna. Buonasera da Massimo Bonella.